tentativo di Gypsy. È un po' l'approccio. Vado? Sì, vai pure. Più stabile dello skateboard. Anche sentirai delle oscillazioni, però ecco, importante che non. Pronto Gypsy? Aspetta, facciamo passare sta macchinetta, dai. Spero che siate tranquilli, tanto non c'è niente da perdere. Ah. Però vedete, lontano sembrava una macchinina, invece è una BMW. Ah, se arriviamo addosso faceva male. Tu sei? Sì. Allora io vado, eh. Vediamo giù? Sì, sì. Beh, mi passerai, penso. Attento, eh. No, così non ti prendo più, eh. Magari andando di meno sei lì. Così qua stabilissimo. Sì, qua è, cosa è più che... cioè lo senti meno i colpi. L'unica cosa, sai cosa? L'unica cosa che mi fa un po' pensare che secondo me, ok, tanta stabilità, però se dovessi fare una curva veloce così con lo skateboard è molto più, come si dice, molto più agile.
sul ghiaccio. A posto, per fortuna era bagnato. Salve. Per fortuna era bagnato l'asfalto. Tutto ok. Per fortuna che era bagnato l'asfalto. Ma che sfiga, perché le condizioni peggiori erano. Anzi, no. Se fossi stato un filo avanti potevi passarti a passare io. Dovevi spingermi il culo. No, beh, questo qua era. Io infatti volevo appoggiarmi, però poi ho visto che. Ma questo qua è quello vecchio. Quello vecchio. Poi anche i bambini in curva, che merda. C'erano i bambini in curva, prendevano tutta la curva. Sono dovuto andare centrale, ho detto se arriva una macchina non so come va a finire. No, che la spiga è che ci siamo trovati proprio nel punto dove c'è la. Dove c'è proprio quel pezzettino. Wow, viva la protezione! Stavolta. Anche stavolta. No, per fortuna ho bagnato l'asfalto anche. Se no vedevo un po' male sul. Magari vedevo un po' più graffio sul polso. Si è visto il video? Si sarà visto. Però sulla mia caduta no, si vede solo. Si vede che picchi giù.